appuntamento del 2012 con il TG Web, il notiziario a cura della redazione di Artemisium News che vi informa come sempre su fatti ed eventi in primo piano nella zona di Sant'Agata di Puglia e in tutta la Capitanata. Trascorse le festività natalizie si è concluso anche l'annuale concorso Il Presepio in Famiglia, organizzato dalla nostra associazione Sant'Agatesi nel mondo con la partnership della Proloco Pierino Donofrio, che ha visto coinvolte tutte le famiglie della comunità cittadina. Premiati i presepi della chiesa di Sant'Andrea, di Michele Cavaliere, e al primo posto il presepe di Veria Cancellaro. Ai premiati è stato offerto un cesto di prodotti tipici Sant'Agatesi. La Pro e Sant'Agatesi nel mondo ringraziano tutti i partecipanti e vi danno appuntamento al prossimo anno. E nonostante l'assenza della tenso struttura in piazza 20 settembre, non sono mancate anche quest'anno le manifestazioni di Sant'Agata Inverno, che hanno visto l'ottimo successo di Natale tra i vicoli, la mostra di arte presepiali a cura dell'associazione turistica Proloco, il mercatino di Natale organizzato da sempre da Proloco e dal comitato Mamme Sant'Agatesi, gli spettacoli per bambini al Palazzetto dello Sport, le tombolate, le proiezioni cinematografiche presso il Teatro Comunale a cura di Francesco Paolo Cicolella, il concerto di Natale dell'associazione musicale Scuola Campagna, Dell'Immacolata di Trinitapoli e il musical del gruppo 795 La Bisbettica Domata, tratto dall'opera di Shakespeare. Atmosfera natalizia soprattutto grazie al presepe e alla celebrazione della Natività all'interno del Palazzo dei Marinis del Buono e soprattutto grazie alla tradizionale fiaccolata a Mille Luci per Gesù Bambino, che prevede la sera della vigilia di Natale l'accensione delle fiaccole davanti a finestre e balconi del centro abitato, uno spettacolo davvero suggestivo di grande impatto visivo per il nostro paese, anche dai comuni vicini, realizzato grazie alla distribuzione delle candele, il cui ricavato è stato devoluto per la restaurazione della canonica della chiesa madre di San Nicola. E all'interno del cartellone di Sant'Agata Inverno ha trovato spazio anche l'evento rimandato a settembre a causa dell'incendio del Monte Croce con gli esercizi di paesologia di Franco Arminio. Mercoledì 4 gennaio una gremita biblioteca comunale ha ospitato appunto lo scrittore paesologo di Bisaccia per la presentazione del libro Vento forte tra l'acedonia e candela e per parlare con lui di sud e di paesi. Secondo Arminio infatti nei borghi dell'entroterra, nell'Appennino mai riemerso dal terremoto dell'ottanta, si nasconde un altro affascinante modo di abitare il mondo. L'autore ha portato all'attenzione culturale nazionale le comunità più piccole dell'entroterra, dell'Irpinia e del Subappennino, quelle dove le giornate in inverno sembrano tutte uguali. L'incontro, promosso dal Comune di Sant'Agata di Puglia e organizzato in collaborazione con l'associazione Centro Studi Calabius, la Proloco e Sant'Agatesi nel Mondo, ha visto intervenire oltre a Franco Arminio anche il sindaco di Sant'Agata e i giornalisti Rosario Brescia e Saverio Serlenga. E a proposito di libri, questa redazione sempre a stretto contatto con gli emigranti, ha il piacere di annunciarvi la pubblicazione del libro di un nostro concittadino Enzo Castelli che a Locarno ha dato alle stampe la vittoria di Pirro a Scacchi, ovvero L'ingiustizia della giustizia, che oltre a raccontare un caso autobiografico di errore giudiziario subito in prima persona dall'autore nella civilissima Svizzera. Narra molti episodi della ricca storia di Castelli, dall'infanzia trascorsa nella nostra terra ai viaggi e alle prime esperienze da emigranti, fino alla realizzazione professionale e sociale lontano dall'Italia, unita ad una nostalgia di fondo per la condizione di emigrante. Il libro, stampato a spese dell'autore, non ha scopo di lucro e chiunque fosse interessato può richiederlo contattando direttamente questa redazione. Ancora cultura, ora con la pagina del teatro. Parte la quinta rassegna di Teatro Popolare a Sant'Agata di Puglia. Il 15 gennaio scorso il primo appuntamento con la compagnia teatrale La Atterzia Ciopreut di Panni che ha presentato Mtitev a Falamore con me di Edoardo Scarpetta con la regia di Michele Liscio. Anche quest'anno l'appuntamento con la cultura teatrale sicuramente non deluderà le aspettative dell'esigente pubblico santagatese con la stagione invernale di Teatro Popolare 2012 presso il Teatro Comunale una specialissima occasione che apre i festeggiamenti per il 35 anniversario della compagnia teatrale santagatese, alla quale, come sempre, è affidata l'organizzazione dell'evento, che vede il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale e la collaborazione della Proloco. Per il quinto anno consecutivo, quindi, Sant'Agata di Puglia catalizza l'attenzione dell'affezionato pubblico a cui quest'anno sono riservate diverse sorprese. Un modo diverso per farci riflettere come solo la commedia dell'arte sa fare». Prossimi appuntamenti il 5 febbraio con la compagnia teatrale Quelli che il teatro di Nola, con la commedia Otello ma non troppo di Gino Cogliandro e la regia di Franco Pinelli. Il 25 marzo invece la compagnia teatrale Gli Appoli di Foggia proporrà il Bunga Bunga, buon galeotto burocrate galoppino, contesto e regia di Felice Di Maro. L'appuntamento con la Pisa inedita della Compagnia Sant'Agatese il 15 aprile prossimo a conclusione della stagione con l'attesissima Affebben all'iniputo è tutto perduto. Contesto e regia di Lida delle Noci, una imperdibile chicca riservata al pubblico santagatese e a quanti vogliano trascorrere due ore di sana allegria. Per info e abbonamenti, rivolgersi alla Pro Loco in Vico Farmacia o telefonare allo 0881 984 433. Ora torneo dei piccoli comuni che torna per il secondo anno con un vero e proprio campionato di calcio a 5. La prima giornata di sabato 14 gennaio ha visto i match Sant'Agata Candela, Panni Accadia, Castelluccio dei Sauri, De Liceto e il riposo del Castelluccio Valmaggiore. All'inaugurazione insieme all'organizzatore Donato Magnisio c'erano il responsabile del torneo Luigi Magnisio, il presidente del GSD Sant'Agata Francesco Carrillo, il presidente provinciale del CONI Giuseppe Macchiarola, il sindaco, il responsabile dell'impianto Franco cancellaro e i rappresentanti dei comuni partecipanti. Gli incontri si svolgeranno presso il palazzetto dello sport di Sant'Agata di Puglia in Contrada San Lorenzo e la caratteristica principale è che i partecipanti devono essere residenti nei comuni coinvolti, tutti sotto gli 8.000 abitanti. Ora la cronaca è finita in tragedia la vicenda del muratore di Anzano scomparso lo scorso 9 gennaio. Il corpo senza vita del 35enne ciriaco Giannetta è stato infatti ritrovato proprio ad Anzano, in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dall'abitazione in cui l'uomo viveva con i suoi genitori, dove Giannetta avrebbe compiuto il gesto estremo impiccandosi con una corda. Dopo la scomparsa era stata ritrovata a pochi metri da casa l'autovettura del muratore. Sul cruscotto gli inquirenti avevano recuperato un inquietante biglietto indirizzato ai due anziani genitori, che purtroppo lasciava presagire il peggio. Della vicenda si era occupata anche la nota trasmissione televisiva Chi l'ha visto, e l'eco era giunta anche nella zona tra Sant'Agata e Lacedonia, dove pare fosse stata agganciata la cella telefonica dell'uomo l'ultima volta. Un territorio piuttosto esteso, tuttavia, considerato anche l'esiguo numero delle celle telefoniche della zona. Domenica il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco e del liceto. Torniamo a Sant'Agata dove il 12 gennaio è stata pubblicata una delibera di giunta con cui si avvia una campagna di adozione per i 17 cani attualmente presenti nel canile comunale. Sarebbe previsto infatti un contributo una tantum di 300 euro per ogni cane adottato, una iniziale soluzione al problema annoso del randagismo per tamponare almeno il sovraffollamento del nostro piccolo canile. Ci spostiamo a Foggia ora dove con una conferenza stampa è stato presentato il nuovo prefetto Francesco Giovanni Monteleone. In questa provincia c'è il massimo impegno dello Stato per sconfiggere ogni forma di illegalità, ha detto. Mi trovo a dirigere un territorio difficile che ben conoscevo. Il mio intento è quello di ricercare un'intesa con tutte le realtà istituzionali del territorio. Monteleone nel corso della conferenza affronta anche il tema caldo della situazione economica del comune Capoluogo. So, prosegue, che c'è un forte impegno da parte della classe politica locale per evitare il dissesto, ma anche per questa emergenza stiamo lavorando e lavoreremo con fermezza. Ora il passaggio al digitale. È ufficiale che il passaggio al digitale terrestre in provincia di Foggia verrà dal 7 al 23 maggio 2012. Per il resto della Puglia invece tra il 24 maggio e l'8 giugno. Switch off comunque per tutti entro luglio 2012 con il segnale analogico definitivamente spento. Vi ricordiamo che per continuare a ricevere il segnale televisivo è necessario dotarsi di un televisore digitale o di un decoder digitale terrestre oppure di una parabola per ricevere il segnale via satellite. E torniamo a parlare del furto presso il santuario dell'incoronata. Seppure siano stati previsti 100.000 euro dal bilancio regionale grazie alla richiesta del consigliere Pino Lonigro per effettuare dei lavori di ripristino del tetto e di parti murarie danneggiate dalle continue infiltrazioni, non si parla ancora della corona rubata tre mesi fa da ignoti sul capo della Vergine Nera e sostituita per ora da un diadema di latta. Nonostante le promesse aggiunte da più parte e gli interessamenti annunciati, la Madonna è senza corona d'oro dal 12 ottobre scorso. Il grave furto non ha ancora né dei responsabili né una soluzione, ma tuttavia la popolarità della Madonna del Bosco del Cervaro e il senso religioso dei suoi pellegrini non sono stati affatto intaccati. Ora il premio Matteo Salvatore è giunto alla sua settima edizione. La manifestazione è intitolata La leggenda del cantastoria solitario è dedicata al compositore e cantante di musica popolare, cantore dello sfruttamento e della povertà. È organizzata con il patrocino di provincia di Foggia, comune di Pietra Montecordino, Confindustria Foggia e Club Tenco di Sanremo. E vedrà il 27 gennaio presso il castello di Terravecchia di Pietra Montecordino la tavola rotonda Quando la terra suona bene, coordinata dal direttore artistico del premio Angelo Cavallo. Seguirà la degustazione gastronomica e una serata etnofolk. Sabato 28 gennaio invece alle ore 12, presso il Caffè Tra le Righe di San Severo, sarà presentato il libro del direttore artistico del Tenco Enrico De Angelis su Paolo Conte tutto un complesso di cose, moderato dalla sottoscritta. A seguire un aperitivo concerto offerto dal gruppo dei Favonio. Sempre sabato 28 alle ore 28 e 30, presso il Teatro del Fuoco di Foggia, il concerto del premio Matteo Salvatore con i Favonio, Nicola Briuolo, Daniele Sepe, Umberto San Giovanni e la dauncia orchestra. Durante la serata sarà consegnata anche una targa a Sergio Rubini per l'interpretazione dell'opera di fame di denaro di Passione. Ora la questione delle biomasse presentata a Sant'Agata all'iniziativa Io Non delego Decido, che ha come scopo la sottoscrizione e la presentazione di un referendum comunale consultivo sulla centrale a biomasse del nostro comune, perché la scelta di consentire la realizzazione di una centrale di così elevate dimensioni e potenza possa coinvolgere tutti i cittadini. E a proposito di energia, a Troia si è svolto proprio un incontro di 30 comuni in cerca della migliore offerta economica. Un'iniziativa con l'obiettivo di ottenere notevoli risparmi sulla bolletta di enti e privati cittadini e la possibilità di acquisire energia elettrica sul libero mercato a prezzi più vantaggiosi. Coinvolti i comuni dei Monti Dauni e anche quello di Sant'Agata di Puglia. Si partirebbe subito con l'acquisizione dei dati relativi ai consumi annuali di tutti i comuni aderenti e il passaggio successivo sarebbe quello di proporsi tutti insieme in consorzio come un unico soggetto al gestore con la migliore offerta. Ora la pagina dello sport. Si è giocata sul campo neutro di Sant'Agata a dicembre la partita di basket della divisione nazionale B tra Granoro, Corato e Palestrina, grazie alla proverbiale accoglienza del comune di Sant'Agata di Puglia e del suo palazzetto dello sport. Passiamo al calcio, ottimi risultati per lo Sporting Team che si guadagna un ottimo articolo sul mattino di Foggia da quando ha triplicato le forze, riunendo sotto la bandiera del club sant'Agatese anche gli atleti di Anzano e Monteleone di Puglia. Complimenti alle ragazze del calcio 5 femminile, vera novità nella zona, che hanno conquistato la semifinale Christmas Cup contro la squadra di Torremaggiore grazie ai 5 gol della bomber Valessa Nardi e all'ottima performance della santagatese Carmela Zanzonico. Le ragazze dello Sporting Team Sant'Agata esordientenel. esordientenel Campionato provinciale Acli, allenate da Alessandro Sciarappa, provenienti da diversi centri del Subappennino, hanno disputato un ottimo girone di andata e sono al momento quarte, dietro le più esperte Manfredonia, San Severo e San Marco in Lamis. Prossimo appuntamento alla finale di Christmas Cup, la prossima settimana contro l'Ascoli sul campo neutro di Foggia. La SD Artemisum invece che partecipa quest'anno al campionato esordiente ad 11 sarà impegnata a breve nel torneo FIGC di Avellino e a partire da marzo nel campionato primaverile grazie all'impegno del mister romano Palatella. Sempre in campo l'Artemisium anche con i giovanissimi, alle presi con il campionato di categoria nel girone Avellinese, con i pulcini e con i primi calci. Accompagnano il team, guidato dal presidente Gaetano Danza, l'addetto stampa Giovanni Vivolo, l'allenatore in seconda Red One El Catabi, i Mister e i dirigenti. Nell'ultimo match i ragazzi dell'Artemisium conquistano un sudato pareggio contro il Gesualdo tra le mura amiche del campo Caruso di Anzano di Puglia sotto di tre gol recuperano nella ripresa sfiorando di poco il colpaccio grazie al quarto gol stagionale di Valentino Danza e alle reti di Russo e Marcello. Sempre ottime le scelte di mister Palatella alla cui esperienza la squadra si affida per recuperare grinta e fare grandi cose nel girone G del campionato di seconda categoria. Ora, l'U.S. foggia del tecnico Stringara reduce dall'Exploit di Pavia, da un pareggio con la Pro Vercelli e dall'impresa contro il Benevento. In nove, infatti, i rossoneri, penalizzati forse da qualche scelta arbitrale dagli infortuni settimanali, contro i Sanniti segnano sul finale con un gol storico di Agodirin, nonostante le enormi difficoltà del match e l'allontanamento del mister per proteste. Un'impresa eroica che ha restituito entusiasmo alla città e ai tifosi. Si giocherà invece lunedì 23, il match Foggia-Pisa, della terza giornata di ritorno di Lega Pro Girone A, alle ore 20.30, in notturna allo stadio Pino Zaccheria. Al via, in queste ore, anche la campagna di mini abbonamenti ideata dalla società per sostenere la squadra e riportare pubblico allo stadio. Vi ricordo amici di seguire sul nostro sito le rubriche e gli articoli sempre aggiornati nella sezione News, tra cui la storia del campanile della chiesa di Sant'Angelo a cura del nostro campanaro Maurizio Petrocola, le ricerche della professoressa Dora Donofrio del Vecchio, vicepresidente del Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia su Sant'Antonio Abate e sui luoghi del sacro in Agro di Sant'Agata. L'articolo di Raffaele Letterio sul dramma della spagnola a Sant'Agata nel 1918 e il ricordo del medico Vespasiano Mele e il video di Dennis su una interessante visita virtuale a Sant'Agata girato con una telecamerina sulla fronte. Anche per questa edizione è tutto amici, il nostro TG termina qui. Vi invito a seguire la nostra webcam impresa diretta sulla homepage del sito e le trasmissioni in streaming. Come sempre vi invito a segnalarci notizie ed eventi e a seguire il nostro sito sempre aggiornato e il nostro canale. YouTube e a condividere le notizie anche sui social network Facebook e Twitter. Grazie ancora una volta per averci seguito, un saluto dalla redazione e arrivederci al prossimo TG web.